Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Blade & Bones. Che cos'è Blade & Bones? Blade & Bones è un action hack and slash RPG. È un gioco che vuole essere una versione poetica di Dark Souls. E qua vi ho lasciato perplessi, e mi rendo conto. Però è interessante l'idea. La storia è difficile raccontarvela perché non è così chiara da subito. Sappiamo che all'inizio della storia siamo dentro una sala, ci sono delle statue con una voce narrante che ci racconta una storia, la storia di come il nostro popolo ha perso la voce, non può più parlare e deve recuperare 7 spade per riuscire a sconfiggere il suo nemico ancestrale. Non è chiarissima la storia. Parte del gioco in sé è scoprire quello che succede attorno a noi, un po' come Dark Souls. Giustamente si ispira come metodo di narrazione al gioco giusto per quello che vuole fare. Le meccaniche saranno quelle tipiche di un gioco di questo tipo, quindi avremo la possibilità di combattere con attacchi pesanti, attacchi leggeri, avremo la possibilità di schivare, avremo la possibilità di raccogliere degli oggetti. In particolare potremo raccogliere, a parte delle armi, per cambiare l'arma che noi stiamo utilizzando, potremo anche utilizzare delle reliquie. Le reliquie sono degli oggetti che fanno delle cose particolari al di fuori delle nostre capacità. E anche queste sono tutte da scoprire, tutte da capire che cosa, dove sono, cosa fanno e come usarle. In più avremo anche la possibilità di interagire con il ciclo giorno e notte, perché vicino allo spawn iniziale c'è proprio una pietra che ci consente di scegliere, di spostare tra giorno e notte quello che stiamo vivendo, ma il giorno e la notte continueranno a scorrere, quindi se noi dovremo essere in un certo punto di notte, dovremo calcolare quanto ci mettiamo ad arrivarci, mettere questo cronometro astrale, cioè il sole e le lune, nella posizione giusta in maniera da riuscire ad arrivare nel punto designato a quell'ora del giorno. Questo perché le varie notti, che cambiano a seconda del colore della luna, influiscono sull'ambientazione e sulle creature. E questa è più o meno la questione. In più avremo la possibilità di parlare tramite dei sigilli, che saranno 4 sigilli, che non ci verrà inizialmente spiegato come funzionano, ma fondamentalmente sono il sigillo di pacifico, duello, aggressivo e domanda. Queste sono le meccaniche al cuore di Blade & Bones, che è un gioco in cui fondamentalmente si va in giro ad esplorare, a combattere nemici, a cercare di capire come diavolo, cosa dobbiamo fare. Cosa funziona in Blade & Bones? Sicuramente funziona l'estetica, che è un'estetica particolare, molto caratteristica di questo gioco, soprattutto all'interno di quella che è la sua nicchia, e che mette effettivamente delle situazioni, dei paesaggi, delle cose poetiche e stupefacenti, senza dover per forza andare a scimmiottare altri giochi di questo genere. Devo dire che girare per il mondo di Blade & Bones, anche soltanto per visitarlo, è un piacere, anche per vedere cosa c'è. Ma cos'è quella luce che vedo là in fondo? Vai a vedere e c'è un'enorme cupola luminosa di fulmini, dici, beh, chissà cosa devo farci. Però questo effetto rivelazione di questi scenari funziona bene. È interessante il sistema delle notti diverse, che col cambiare della luna e col cambiare del tipo di notte questo abbia un effetto sul mondo. È un'idea secondo me apprezzabile e interessante. È interessante il sistema della Purity. Che cos'è la Purity? La Purity sono 7 gemmette che noi possediamo, che spariranno una alla volta ad ogni morte. Se le perdiamo tutte e 7, il salvataggio viene cancellato e dobbiamo ricominciare da capo. È un sistema interessante, un sistema carino, che è un sistema banalissimo di vite, che però in un gioco come questo aumenta tantissimo la pressione e la gravità di ogni morte. Devo dire che il feeling che dà il perdere un pezzo di Purity, una delle gemmette di Purity, è effettivamente interessante da vivere. L'ho apprezzato parecchio, anche se 7 vite non sono tante.
È interessante anche il sistema di intercettazione colpi. Che cos'è il sistema di intercettazione colpi? Quando stiamo combattendo con un nemico, se entrambi faremo la stessa mossa nello stesso momento, quindi attacco leggero su attacco leggero contemporaneamente, scontreremo le lame e salteremo entrambi lontani l'uno dall'altro. Il che è carino perché evita quelle situazioni orribili in cui ci sono degli scambi di colpi simultanei e si perde più vita che quella che si guadagna, e che si infligge, che si toglie all'avversario, e aggiunge un sistema di parata in pratica che è curioso e difficile da gestire, soprattutto all'inizio. Devo dire che l'idea, anche questa, mi è piaciuta parecchio. Cosa non funziona di Blade & Bones? Quando fai un gioco come questo, che ha come punto di riferimento Dark Souls, c'è una cosa che devi far funzionare veramente bene, che è il sistema di combattimento. Ecco, in Blade & Bones io mi sono trovato di fronte ad uno dei sistemi di combattimento più brutti che io abbia mai visto. Brutto perché? Brutto perché, uno, le hitbox sono imbarazzanti. Mi è capitato di avere nemici di fronte, dare fendenti tre volte, passarli attraverso con tutti e tre i fendenti. Cioè, se il nemico è a contatto, il nostro fendente non lo colpirà. Dovrà essere esattamente alla distanza giù, né troppo lontano né troppo vicino da noi, perché la spada colpisca. A questo dobbiamo sommare che c'è quello che sembra inizialmente un lag nell'effettuare gli attacchi, ok? Che però non è un lag reale. Il problema qual è? Che se non ci troviamo di fronte ad un altro spadaccino, lo spadaccino avrà degli attacchi che sono attacco. Cioè, nel momento in cui il computer premerà il suo pulsante virtuale, l'attacco partirà nella nostra direzione. Quando noi attaccheremo, invece, prima di sferrare l'attacco, il nostro personaggio si metterà in posa, cioè si metterà nella posizione per sferrare l'attacco, quindi abbassando la spada, per esempio, per poi sferrare l'attacco dal basso verso l'alto. Il che fa sì che, facendo partire l'attacco nello stesso momento, l'attacco del nostro avversario ci colpirà, ci staggererà e il nostro attacco andrà al diavolo. E questo è veramente orribile. In più, il fatto che il sistema di intercettazione di colpi faccia sì che, quando cozziamo le lame, ci allontaniamo, ci troveremo di fronte a questo problema del nemico che fa partire gli attacchi molto più velocemente di noi, molto più spesso di quello che dovremmo, nel senso che anche se fossimo riusciti ad avvicinarci al nemico evitando i suoi attacchi e quindi fossimo in range, basta una parata, quindi un'intercettazione di colpi, per riallontanarci e far sì che, quando ci avvicineremo, nel momento in cui siamo in range giusto, noi faremo partire l'attacco e il nemico ci avrà già colpito. In più, come se tutto questo bel raccontino sul sistema di combattimento orrendo, e vi assicuro che è orrendo, proprio una roba orribile, e ve lo dice uno che Dark Souls ha trovato facile, non è che, insomma, mi piacciono i sistemi di combattimento anche difficili, questo non ha veramente nessun senso. Poi ha anche il problema che è ottimizzato, per usare un termine tecnico, a culo, ok? Ci sono delle perdite, dei lag terribili a qualunque livello di dettaglio grafico per un gioco che, tutto sommato, non ha tutta sta roba sullo schermo, eh? Non ha questi poligoni complicati, queste texture iper dettagliate. Stiamo parlando di un gioco, lo vedete nel filmato, che dovrebbe girare fluidamente su qualunque computer. Invece i problemi di lag sono enormi e fastidiosissimi. Sul tutorial non so se spendere qualche parola, perché capisco che tu voglia fare quello che fa Dark Souls, ma Dark Souls, per poter fare un gameplay completamente muto, un gameplay completamente senza infodump, ti dà un sacco di cose che possono darti le informazioni che cerchi. Qui questo tipo di informazioni sono molto più rare, dovremmo dedurre da situazioni ambientali molto spesso non così chiare. Ultimo pecca di questo Blade & Bones è sicuramente l'intelligenza artificiale dei nemici e i terribili cactus assassini. Se a un certo punto vi troverete nel deserto in Blade & Bones, ci sono dei cactus, vabbè, normale. Andando contro i cactus prenderemo dei danni,
Ok, in un gioco come questo, così poco permissivo, mi sembra eccessivo, ma va bene. Ma la cosa positiva è che i cactus sono i nostri migliori amici in realtà, perché se noi aggrediremo un nemico, lo porteremo fin dove ci sono i cactus e ci frapporremo tra noi e il nemico il cactus. Quel furbone del nemico continuerà ad andare dritto verso il cactus e morirà molto più in fretta che se gli dessimo delle spadate, perché il cactus fa tipo una vol 2 volte e mezza i danni che fa la nostra spada, non è che fa, dice vabbè, fa 2 danni, ci vuole pazienza. No, il cactus è un'arma definitiva. Fatemi staccare il cactus e menarci i nemici col cactus, perché è molto più dannoso di qualunque spada io abbia trovato nelle prime ore di gioco. Giudizio finale. Prima del giudizio finale, voglio che mi scriviate nei commenti, se vi va, qual è, a parte Dark Souls è fuori categoria, ok, che è il capostipite di questo gioco, quindi lasciamolo fuori categoria. Qual è il gioco con il miglior sistema di combattimento che avete giocato? Il giudizio finale è il seguente. E fosse così facile fare Dark Souls. Blade & Bones costa 15 euro su Steam, è stato sviluppato dai Coffee Addict Studio. E direi che questo conclude questo episodio. Vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!